Amici del calcio femminile, ben ritrovati in un contesto di vento vivace. Vi parliamo delle Olimpiadi con un paio di contenuti che troverete da qui alle prossime ore, che vi raccontano quelle che sono le presenze più attese di questa che è la competizione in assoluto più amata e forse più rappresentativa. Abbiamo già detto che le Olimpiadi, sotto un certo aspetto rispetto al campionato mondiale, si distaccano e si distanziano perché hanno un contesto molto più difficile. Il primo concetto: le Olimpiadi sono difficili da giocare, l'Italia non c'è mai riuscita, perché il ruolino di marcia per riuscire ad iscrivere il proprio nome nelle 12 iscritte che si giocano la competizione a 5 cerchi è veramente molto complicato. Dall'Europa, che è diciamo il bacino d'utenza maggiore, quest'anno le iscritte sono soltanto 3, una delle quali avente diritto, perché la Francia è la padrona di casa. Il secondo concetto: le squadre, in un periodo dell'anno molto complicato, perché è lontano sia dalla fine della stagione che ci siamo lasciati alle spalle, sia dall'inizio della stagione che vi racconteremo, giocano questo evento che è difficilissimo, durissimo, con una preparazione particolare settata proprio su queste che sono poche partite giocate a pochissima distanza l'una dall'altra, un torneo estremamente veloce, molto rapido, quasi frenetico, al quale si presentano solo 18 giocatrici. È tra tutte le competizioni sportive di calcio, è in assoluto il roster più ridotto, un gruppo davvero elitario, strettissimo, il che significa fatica, pochi ricambi, difficoltà e anche problemi nella gestione dell'allenamento e dello sforzo fisico e atletico. In tutto questo contesto andiamo a vedere quella che è una delle squadre più attese. Non vi parliamo della Spagna, degli Stati Uniti vi abbiamo già parlato, ma vi vogliamo parlare di una squadra che fino adesso abbiamo affrontato solo relativamente, che è la Francia. È il nostro confronto diretto, inutile sottolineare che la rivalità tra Italia e Francia, non solo a livello maschile ma anche a livello femminile, è da sempre uno degli elementi conduttori della nostra passione calcistica, ma la Francia in questo momento particolare merita di essere sottolineata perché è una di quelle squadre, uno di quei paesi sui quali probabilmente dovremo settare quello che è il livello organizzativo del calcio femminile in Europa, e vi spieghiamo il perché. La Francia è in assoluto il paese più simile all'Italia sotto l'aspetto della sua organizzazione sportiva. Intendiamoci, per molte cose siamo ancora meglio noi, per molte altre purtroppo sono ancora meglio loro. La Francia ha una capacità che è unica nel suo genere, che è quella di portare allo sport un gran numero di ragazzi estremamente giovani. Non molti forse lo sanno, ma in Francia, era così ancora fino a poco tempo fa, ora è leggermente cambiato, ma questa predisposizione, questa tendenza c'è ancora, c'è un pomeriggio alla settimana in cui le scuole di fatto chiudono e i ragazzi si rivolgono gratuitamente a tutte le società sportive del luogo, che possono essere di calcio, di basket, di pallamano, di pallavolo, ma anche di scherma, di canottaggio, di judo, di arti marziali, e per quel giorno alla settimana vanno a fare attività sportiva del tutto gratuitamente. È un meccanismo simile a quello che vi abbiamo raccontato quando siamo stati in Inghilterra e vi abbiamo spiegato un pochino come funzionano lì le cose. Anche in questo caso tutto parte dalle scuole. In questo meccanismo, dobbiamo dirlo, la Francia è molto più avanti di noi. Ha delle strutture più avanzate che non vengono demandate al privato, ha delle strutture che raggiungono maggiormente i ragazzi direttamente tra i banchi di scuola, e molto spesso questi ragazzi proprio dai banchi di scuola passano direttamente alla competizione agonistica di alto livello e spessissimo al professionismo. Questa cosa che in Francia è così costante e continua, in Italia manca quasi completamente, perché tutto da noi invece è affidato ai club, di conseguenza alle famiglie, con risultati, come abbiamo visto, non brillantissimi, perché se le nostre tesserate di calcio femminile in Italia sono solo 35.000, vuol dire che evidentemente la nostra capacità di trasformare quella che è la passione per il calcio delle donne del nostro paese, che sono decine di milioni, non è straordinariamente capace, non è straordinariamente abile. In Francia questa cosa la sanno fare molto meglio di noi. Ci sono poi molti altri aspetti da raccontare a proposito della Francia, e non tutti ci fanno piacere, perché come abbiamo detto la rivalità tra Francia e Italia è molto serrata, molto calda, molto sentita. Il primo:
La Francia, mentre l'Italia ha organizzato il famoso mondiale d'Italia 90, la Francia da allora ha organizzato molto, molto di più. Ha organizzato un mondiale, ha organizzato un europeo, adesso avrà le Olimpiadi di Parigi. E tutto questo l'Italia è rimasta a guardare, mentre continuiamo a cercare di creare l'ambizione per avere dei grandi eventi che ci consentano di rifare degli stadi che sono purtroppo cadenti. La realtà dei fatti è che il nostro livello di espressione calcistica è crollato a livelli vertiginosi, è crollato in modo veramente drammatico, molto preoccupante. Sotto questo aspetto la Francia ha fatto dei passi da gigante anche in ambito nazionale, anche nell'ambito del calcio femminile, perché sono cresciuti e sono cresciuti in modo estremamente uniforme. Va da sé che mentre il nostro paese si stava affannosamente riorganizzando e stava cercando di creare nuovi presupposti con la famosa riforma di alcuni anni fa, che ha costretto le squadre professionistiche maschili a dotarsi di una costola femminile, in Francia tutto questo non era necessario. Perché? Perché c'era un presidente come Jean-Michel Aulas e una squadra come l'Olympique Lione che dettava legge a livello internazionale, andando a vincere la bellezza di 8 Champions League. E tutto questo ha enormemente alzato il livello e la consapevolezza del calcio femminile francese, fino a portare il calcio femminile a un livello di consapevolezza che il nostro paese non è scusate, nemmeno in grado di vedere e di osservare da lontano. Poi ovviamente sono arrivati anche i soldi del Paris Saint-Germain, gli interessi di rimbalzo di altre squadre francesi come il Paris Football Club, ma anche le realtà piccole che in questo contesto sono riuscite a dire la loro, a crescere e a farsi presente. Cito su tutti il Fleury. La Francia è cresciuta veramente tanto. E in questo contesto in cui la squadra francese non ha forse raccolto tutte quelle che erano le prerogative di questa crescita, arriva addirittura un'Olimpiade, Parigi 2024. E qui, dopo aver raccontato tutto quello che di bello ha fatto la Francia, raccontiamo quello che di bello ancora non è accaduto. La Francia non ha mai vinto. La Francia è una di quelle squadre che ha ottenuto un quarto posto a Londra e si diceva che quel quarto posto sarebbe stato l'inizio di un grande ciclo del calcio femminile, che poi in realtà non si è ripetuto a Rio. La Francia ha deluso le aspettative anche ai mondiali, non una, non due, ma addirittura tre volte, perché pur essendo sempre molto promettente, con tante giovani estremamente interessanti, la Francia è stata eliminata ai rigori dall'Australia nei quarti di finale ed è stata la terza eliminazione ai quarti di finale di un campionato del mondo. Il tutto nonostante la Francia avesse un ruolino di talenti assolutamente straordinari. Che cosa ha fatto la Francia? Ha chiamato un commissario tecnico che fosse bravo in panchina ma anche nella comunicazione, ed è arrivato Hervé Renard. Hervé Renard è uno straordinario uomo di panchina, un grande uomo di campo, ma è bello come un attore e soprattutto ha delle grandi capacità di marketing. È un uomo che è riuscito a vendere il calcio femminile ai francesi, rendendolo ancora più popolare, e non è un caso che il numero delle tesserate del calcio francese al femminile siano considerevolmente aumentate dopo l'arrivo di Renard, che ha cominciato a girare il paese, ed è quello che sta cercando di fare nel suo piccolo anche Andrea Soncin, in un tour de force incredibile che l'ha visto frequentare qualsiasi campo di allenamento di qualunque club a qualsiasi latitudine, cercando di andare nelle scuole, di creare occasioni di incontro, parlare alle ragazze delle università, delle scuole superiori. Ha cercato letteralmente di trascinare l'interesse di un paese verso il mondo del calcio femminile. Tutto questo la Francia lo ha concretizzato senza avere mai vinto nulla. L'appuntamento di Parigi 2024 è un appuntamento straordinario per tutto il paese e in modo particolare per il calcio femminile. Non è un caso che la Francia, organizzando le Olimpiadi, abbia visto nel torneo femminile una di quelle grandi opportunità, di quella grandeur, di quel revanchismo francese che ben conosciamo dal punto di vista storico. Sarà l'ultimo torneo di squadra ad assegnare la medaglia, proprio il giorno prima della cerimonia di chiusura. Perché? Perché la Francia crede profondamente
nella vittoria alle Olimpiadi delle proprie ragazze. Vedremo se ce la faranno o meno. La squadra è di sicuro straordinaria. Ci sono due ragazze italiane che ben conosciamo, entrambe tesserate per la Juventus, Pauline Perromeignard e ovviamente Estelle Cascarino, confermate nella squadra per Parigi, ma soprattutto la Francia ha un attacco atomico, Delphine Cascarino, Le Sommer, che ha segnato 93 gol in 192 partite, Catotò e Diani, che danno vita a un vero e proprio dualismo tra chi sta da una parte, chi sta dall'altra, chi non le vuole vedere insieme, ma queste due insieme potrebbero veramente fare sfracelli in una squadra francese assolutamente di grandissimo livello. E nel frattempo le ragazze sono diventate grandi, perché quelle che erano le ragazze che definivamo il nuovo talento, la nuova generazione di fenomeni francesi, nel frattempo costituisce una squadra non solo consolidata, ma quasi veterana. Pensate, la Francia non avrà nemmeno un esordiente alle Olimpiadi. Per la verità alle Olimpiadi le esordienti saranno veramente poche, un po' in tutte le squadre, proprio per la fisionomia stessa del torneo, che prevede 12 squadre soltanto e molte partite da giocare in pochissimo tempo. In questo senso la Francia ha fatto un ragionamento ancora più importante. La Francia ha portato tutte giocatrici consolidate, esperte, abituate a giocare assieme, giocatrici che si conoscono all'interno del campionato francese o che comunque si frequentano in nazionale giocando all'estero, e pensate, sono tutte in doppia cifra di presenza. Soltanto una, il portiere di riserva Picot, ha giocato meno di 10 volte con la maglia della nazionale francese, 7 se non ricordo male. Quindi grande aspettativa, grande attesa intorno a una squadra che non sappiamo se sarà in grado di vincere. I bookmaker in questo momento danno la Francia al quinto posto, la favorita è la Spagna, seguita dagli Stati Uniti, un po' più indietro c'è la Germania, parecchio più indietro ci sono tutte le altre, tra le quali anche la Francia e il Giappone. Una cosa è certa, faranno di tutto per vincerlo, perché in questo momento c'è un intero paese che guarda il calcio femminile come estremo interesse e che ritiene che questa sia la grande occasione per il paese di confermare una supremazia in ambito sportivo, che le Olimpiadi di Parigi 2024 sono sicuramente un'occasione di confermare, ma poi la conferma ufficiale arriverà soltanto da due cose: podi e medaglie.